Ancora un furto sacrilego a Salemi e l'arciprete lancia l'allarme. Gli ultimi furti sacrileghi avvenuti nelle chiese di Salemi in meno di un mese portano alla ribalta l'ipotesi delle messe sataniche, già che in entrambi i furti sono stati rubati, oltre a oggetti e paramenti sacri, anche delle ostie consacrate che potrebbero essere utilizzate per messe sataniche. Alcuni degli oggetti trafugati a gennaio nella Chiesa Maria Santissima della Confusione sono stati ritrovati, ma nessuna traccia invece delle oltre 250 ostie consacrate che, secondo l'arciprete di Salemi, Salvatore Cipri, possono essere state vendute a buon prezzo per le messe nere. Tesi avvalorata anche perché in provincia di Trapani le sette che celebrano questi riti sembra che siano più di quanto ci si possa immaginare e molto diffuse un po' su tutto il territorio, soprattutto a Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Trapani, Alcamo, e indagini specifiche fanno rilevare che questa piaga si va sempre più espandendo. Chiese sconsacrate, casolari di campagna abbandonati, boschi, ma anche ospedali dismessi, cappelle diroccate, sono i luoghi preferiti dai satanisti per celebrare le messe nere, dove avviene di tutto, in preda all'alcol, alla droga, estorditi da musiche sataniche. Prima delle messe nere gli adepti fanno di tutto per entrare in possesso di ostie consacrate che poi sconsacrano con azioni indescrivibili. Grazie ad un'enorme mole di lavoro di esperti in materia, in questi ultimi anni molti di questi luoghi sono stati scoperti e quindi non più frequentati. Uno dei luoghi più pericolosi, secondo il criminologo Vincenzo Savatteri, esperto in questo campo, è quello che vi stiamo mostrando in queste immagini inedite, girate qualche anno fa e mai trasmesse. Qui si celebrava uno dei più pericolosi culti satanici, quello di Cthulhu. Ciò si evince dai graffiti in rosso nelle pareti dello stanzone ritrovati nel bagno abbandonato in contrada costiera di Mazara del Vallo. Che si tratti di una forma pericolosa di satanismo si evince anche dal gruppo musicale heavy metal, i Sanctifier, che sembra aver ispirato i rituali. Quindi non è da escludere che gli ultimi furti sacrileghi avvenuti nelle due chiese di Salemi possano avere una chiave di lettura proprio indirizzata alle messe nere. Adesso i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Giovanni Teri, hanno iniziato le indagini per fare chiarezza e trovare gli esecutori dei furti blasfemi.